Grazie di essere intervenuti a questo incontro di Cantabraccio. Cantabraccio è molto diffuso nella provincia di Rieti, lo era molto di più quando tutta la provincia era piena di poeti pastori. Il Cantabraccio è una forma di espressione poetica che nasce spontaneamente nelle montagne sulla bocca dei pastori. I pastori hanno molto tempo, no, da dedicare al pensiero, perché mentre le pecore pascolano loro hanno solo il compito di sorvegliare, e si è sviluppata in loro una grande voglia di esprimersi in un rito. Essi si esprimono in ottava rima. Sono 8 versi messi insieme, nei quali viene racchiuso un concetto, viene espresso un concetto. Ora questo lo vedrete meglio, perché quando risentirete, voi vedrete meglio di che cosa si tratta. Ma di questo vi parlerà Gian Piero Calabrese, che insieme con me questa sera si occuperà di questa cosa dal punto di vista strettamente tecnico del campo. Io invece ho il compito di introdurre questa serata e di dire a tutti voi che questa serata non è una cosa estemporanea che nasce una volta e finisce qui. Noi abbiamo un'ambizione molto forte, unitamente al sindaco di Montepiano e Luigi Puzzi. L'ambizione è quella di riportare in queste zone, che sono zone tipiche della Sabina, la cultura che c'era una volta, di svilupparla aggiornandola al giorno di oggi. Do la parola al sindaco Luigi Puzzi. Prima di dargli la parola voglio fare una dichiarazione che ritengo importante. Questa abbazia è nata perché Damiano Puzzi, il papà di Pierluigi, la voglia così. Ci ha lavorato molti anni e non ha avuto il tempo, di finire, perché purtroppo per fare queste cose ci vogliono i decenni. E questa manifestazione culturale di questa sera, che è una manifestazione culturale la più adatta a questo luogo, ecco, noi la dobbiamo dedicare a Damiano Puzzi. E sarà la prima di una lunga serie. A te la parola, per te. Solamente per un saluto, intanto grazie Gian Franco per tutte le parole che ho potuto spendere per l'abbazia e per il lavoro che stiamo compiendo, che è un lavoro che è condiviso da tutti quanti, non solo la popolazione di Concepiano, ma da tutta la popolazione dei Castelli dell'Abbazia, voi conoscete, senza che mi ripeto, e di tutti gli altri centri abitati. E per questo volevo ringraziare e salutare la presenza di rappresentanti proprio di queste istituzioni, il presidente della comunità montana, il sindaco di Pedro Santo e tanti coloro. Il sindaco di Longone Sabino, Santino Pezzolo. Bravo Santino! E una persona a noi una sua cara, stato consigliere provinciale, Emilio Digliano. Ecco, io volevo anche dire, per coloro che sono in piedi, noi abbiamo allestito anche un'altra sala. Non è ovviamente come essere qui, ma c'è uno schermo, quindi se qualcuno vuole stare seduto, se preferisce stare qui, va bene, se invece vuole stare seduto può passare anche nell'altra sala. Allora, grazie e buon ascolto. Vino d'onore al frutto per le lenti. Dunque, ora passiamo alla, alla manifestazione spettacolo. Buonasera a tutti quanti, come ha detto il dottor Paris, io mi chiamo Gian Piero Giamocante, non Calabrese, Calabrese è un altro collega poeta che stasera non è potuto venire qui. Io farò da ponte fra voi e i nostri amici improvvisatori.
Perché farò da ponte? Semplicemente perché l'arte del canto a braccio normalmente non ha una collocazione come quella che vediamo oggi, cioè un pubblico e parecchio sollevati in alto i poeti. I poeti normalmente stanno in mezzo alla gente perché non fanno altro che tradurre in versi e in rime quello che la gente comunemente pensa, perché queste sono persone che fanno una vita comune, sono imprenditori, pastori, impiegati, insegnanti, c'è uno spaccato della società. Quindi le cose che normalmente la gente pensa e si dice sugli autobus o si dice al bar, il poeta Baccio le traduce dandogli un senso di poesia, perché la poesia può essere ricavata da qualsiasi cosa. La particolarità del canto a braccio qual è? È che ci sono delle regole ferme, che il dottor Faris in parte ha già spiegato, e da cui assolutamente non si può, non si devono trasgredire. E queste regole sono state dettate, sono nate nel Medioevo, nel 1300, quando il Boccaccio portò dalla Francia il metro dell'endecasillabo. A scuola qualcuno ce l'ha insegnato, l'endecasillabo sono 11 versi che hanno una certa ritmicità. L'ottava è fatta da 8 di questi versi, quindi noi in un'ottava abbiamo 88 versi. Adesso naturalmente sì, grazie tecnico, 8 versi, sì, giustamente all'ordine, 8 versi e 88 sillabe, perché ce ne sono 11 per ogni riga. Immaginiamo di trascriverla in ottava, no? Facciamo una prima riga con 11 versi, una riga di primo verso con 11 sillabe, il secondo con 11 sillabe e via andare. Questo tipo di improvvisazione, quest'arte, anche se minore, ultimamente stavamo a un festival che fanno a Verona e l'hanno definita l'arte del mentre, perché mentre si ascolta quello che dice il poeta precedente si deve pensare a cosa si dovrà dire, e mentre si deve pensare si deve cantare, e mentre si deve cantare si devono rispettare gli 11 versi, e mentre si devono rispettare gli 11 versi si deve dare un senso logico a quello che si dice. In realtà tutto questo loro riescono a farlo perché hanno di fondo una passione, anch'io, una passione molto forte, e poi perché praticano quest'arte da moltissimo tempo, perché nelle zone da cui noi proveniamo quest'arte fortunatamente non si è persa con il tempo, è continuata, anche se ha avuto alti e bassi, fino ad oggi. Sicuramente anche qui prima c'erano degli improvvisatori in ottava, però qui magari o la troppa vicinanza a Roma, o la troppa vicinanza a Rieti, o vicende storiche che vi hanno portato ad essere sotto il regno della Chiesa piuttosto che sotto il regno dei Borboni, hanno permesso che dalle nostre parti si conservasse questo tipo di improvvisazione, e da queste parti venisse un po' trattenuta dai governi, diciamo, fondamentalmente. Poi non sono uno studioso, quindi non vorrei di stupidarmi, però in fondo è questo il senso. Dalle nostre parti non è arrivato il regno della Chiesa, infatti non abbiamo queste splendide abbazie, però di contro non si sono fermate tutte quelle rappresentazioni che il popolo poteva continuare a fare, anche nel ballo, nel saltarello, in tante altre cose, nell'uso delle zampogne, a tante altre cose. Allora, io farò da ponte perché, così poi iniziamo a cantare, perché qui stiamo parlando troppo, farò da ponte perché, semplicemente perché io starò in mezzo tra loro e voi. Loro adesso faranno subito un'ottava di saluto, che come con la tradizione è il modo per iniziare a presentarsi. Cantando questa ottava di saluto loro diranno da dove vengono e come si chiamano. Fate attenzione che le ottave, appunto di 8 versi, 11 sillabe per ogni verso, avranno l'obbligo della concatenazione. Allora, i primi sei versi avranno rime alternate, non so, are, ere, are, ere, are, ere, uto, uto. Questa è la sequenza delle rime, no? Il poeta che riprende l'ottava è obbligato a iniziare con uto, possibilmente non ripetendo le parole che ha appena detto il poeta precedente. Questo è un obbligo che non esiste nei classici, tipo la Gerusalemme liberata, il Leonardo Furioso, ma esiste nell'improvvisazione, perché è la testimonianza vera e propria dell'improvvisazione. Altra testimonianza del fatto che i nostri amici improvvisano qual è che, fatta l'ottava di saluto, inizieremo con i contrasti. Immaginate di essere in un'osteria. A un tavolino ci sono due poeti a braccio, uno di fronte all'altro, c'hanno un fiasco di vino, perché no, c'hanno un pezzo di pane, è sufficiente quello. Uno è convinto di una cosa e uno è convinto di un'altra. In ottava rima dovranno spiegare alle persone che sono intorno, sedute agli altri tavoli, ma in piedi, vicino a loro ad ascoltare,
chi ha più ragione dell'altro. Stasera cercheremo di ricreare questo tipo di ambientazione, questo tipo di enfasi che si crea, però i contrasti su cui dover rivaleggiare dovete darci voi, dovete pensarli voi. Prima naturalmente si davano contrasti legati al mondo contadino, al mondo pastorale, il pastore e il contadino piuttosto che migliaia di altri, perché in ogni situazione della vita ci può essere un contrasto. Moglie e marito sarà stato sentito da ste mura chissà quante volte, se prima ci hanno improvvisato. Quindi cercare di immaginare un contrasto da poter proporre due per volta dei nostri poeti. Anzi, qui voglio la partecipazione dei sindaci che normalmente dei contrasti se ne intendono. Allora, intanto iniziamo con l'ottava di saluto. Ripeto, fate attenzione alla sequenza delle rime e alla sequenza alla musicalità dei versi. Ma accorgete subito se un verso è fatto di 8 sillabe o è fatto di 12, perché uno sarà troppo lungo e il poeta cercherà di allungarlo per arrivare, e l'altro sarà troppo corto, non gli basteranno le parole per arrivare a quel senso musicalmente compiuto della frase. Allora, andiamo in ordine d'età, facciamo partire il più giovane è il giovane di Acutis, classe 83, produttore di Compost. Si comincia così, con i saluti che vi porto col cuore appassionato per tutti questi amici intervenuti, per loro solo il canto è dedicato. Dall'alta valle noi siamo venuti, io mi presento, mi chiamo Donato, e dentro l'eco di questa abbazia porto i saluti della terra mia. Avete sentito? Udo, ato, ia. Abbazia, terra mia, quello era il distico finale, si chiama in termine poetico. Francesco, classe 83, lui è uno dei pochi fra i 50 improvvisatori che ci sono in tutta Italia, sono due, sono tre soltanto, che hanno ancora il titolo onorifico di pastore poeta. Prima i pastori poeta erano l'espressione maggiore della poesia improvvisata. Oggi c'è lui, c'è Bernardino Verilli e c'è un signore in Toscana che si chiama Niccolino Grassi. Vai Francesco. Abbraccio l'umile poesia, che è il dono che quest'oggi mi appartiene. Io da lontano ce l'ho presi il via, sperando quindi di cantar per bene. Di certo con la vostra compagnia produrre dolci versi mi conviene, ed in questa pazzia è proprio un vanto portarlo qui quest'oggi il nostro canto. Grazie Francesco. Sentite come i versi hanno tutti la stessa lunghezza. Ci ritorniamo dopo a capire come fa Francesco, Donato, Paolo a puntare queste 11 sillabe. Intanto il prossimo è Paolo Santini, è del 67, è di Posta. 67. Vabbè che. Allora, per ricapir l'odore c'è in canto, che ogni parola sorte da una vena. Prima di tutto è questo dolce incanto di questa gente che ci fa da scena. E rindossando loro l'antico manto, gli altri proverò quell'altalena, siamo di vicino,
Son qui quei confini, sono di Basta e San Paolo Santini. Non mi ricordo quando è nato, 58, abbiamo fatto un salto indietro di 9 anni. È Alessio Nunci di Terzone. Terra di pastori e contadini, dove lavora ancora madre natura, dove la pace non trova confini, dove si respira l'aria pura, dove nascono i versi sopraffini, il canto si sviluppa e si matura. Io sono venuto qui per queste persone, sono Alessio Nunci da Terzone. Dopo Alessio, come diceva il dottor Paris, c'è l'erede della scuola bagugnese partita da Checco Calabrese, che è Pietro De Acutis. Qui ci riporta l'antica passione, solenni mura di questa abbazia, dove ognuno rimanda l'espressione, l'umile arte della poesia. Quindi lo dico grazie alle persone che vengono a sentire quest'arte mia. Ove vi conta il senso, insieme al metro, questo è il saluto che vi porta Pietro. Grazie Pietro. Ultimo, ma non per ultimo, perché stasera è il nostro capobranco, diciamo, è Paolo Cioni di Borbone. Allora, mi esprimo prima in prosa. Un caloroso saluto a tutti quanti voi. Mi chiamo Paolo Cioni e sono di Borbone. È un elogio accentuato ad a voi perché siete appassionati del canto estemporaneo. Abbraccio. Un saluto devo rivolgere all'amico Gianfranco Paris, che mi ha formulato l'invito ed io sono veramente lusingato. È un amico fraterno e va il mio saluto affettuoso. Bene. Adesso ascoltate la mia voce, vi vorrei però un saluto borbontino, mi sento come Cristo sulla croce, però stasera sono genuino. All'alpa mia, al paese mio, è tempo della noce, che si raccoglie il frutto bello e pio, ma non mi date mica i contributi, mandando venito i miei saluti. Grazie. Allora, torniamo ad affrontare un po' di tecnica. Dicevamo, le undici sillabe che formano ogni verso, poi adesso non hanno fatto, nessuno ha fatto un errore, quindi non vi posso ripetere un verso più lungo o più corto, sono stati tutti bravissimi. Le 11, come si fa? Come fa il poeta a contare 11 sillabe per poter improvvisare un verso? Ricordiamo sempre che mentre deve fare queste 11 sillabe deve pensare a quello che sta dicendo, per ricordarsi quello che ha detto quello prima,
per poi fare due rime baciate, quindi è tutto un complesso, un sistema che ha delle regole rigidissime, ma è semplicissimo capire, sicuramente ci sarete già arrivati senza il mio intervento, che è la musicalità, che è la musica che dà gli undici, le undici sillabe. Quindi non c'è bisogno di contare le sillabe che uno deve fare. Se uno canta in quel modo vengono fuori 11 sillabe. Una specie di filastrocca. Ma questo non è un escamotage che trovano i poeti. È nella cultura popolare cantare su motivi che già esistono. Questi motivi dove sono stati presi? Sono stati letti nei classici, nell'Orlando Furioso, nella Gerusalemme Liberata, nel Pulci, nel Morgante di Luigi Pulci, in tutte quelle opere maggiori e minori che vengono dalla letteratura cavalleresca, da cui il cantabraccio nasce, viene fuori. È come adesso quando uno va allo stadio e sente Forza Roma cantata con il motivetto della canzone di Carlo Baglioni. È la stessa cosa, tanto è questa cosa è andata 300.000 anni fa. Quindi, per intendere, questo mondo dove c'è uno sciame che va cercando sempre l'avventura, c'è chi in casa già troppo e c'è chi ha fame, non si trova mai una giusta misura. Io quasi mi ritengo quell'infame, invece sono un prodigio di natura, il ricco, il bisognoso, Caio e Tizio, ognuno che trovo per quel mio servizio. Se tu lo vuoi col giusto esercizio, se ben lavori questa terra mia e non formi nel far qualche tuo vizio e non rivolgi a me una pagina, allora non ti terrò solo per sfizio tutta la proprietà che è stata mia, la mano tua su qualche cosa fosa di tutta quanta ce n'avrai una cosa. Invece voi guardate chi riposa, davvero in mano non avendo niente, però faccio una vita dignitosa senza già mai servire nessun potente. Ma vivere in ricchezza è un'altra cosa, però di questo non mi importa niente, preferisco davvero star digiuno piuttosto che servirlo qualcheduno. Io canta in ogni modo disinvolto, forse per il magnifico scenario, forse perché alla gente mi sono rivolto con un canto povero ma leggendario.
la rima. Dentro San Salvatore addirittura una cornice d'alta caratura. Ma perché sei una foresta di natura, il canto di Giunta le radici, e non la fai più mai brutta figura, giovane cacciatore e di pernici, e se ti assiste finché il tempo dura, con le pressioni sai quello che dici, se ti togli dai polsi le catene, tutti entrambi vogliamo bene. Iniziamo così le nostre scelte, sperando di lasciar qualcosa bello, o tradizione al così mantiene, ma sta crollando un po' il vecchio castello, se gente come voi ha presso viene. Senza altro
loro ancora non lo sanno, che siamo venuti con gli aperti cuori. E dunque l'ego di questa poesia è che chiedendo dentro la pazzia. Per concludere allora, per parte mia, amici, allora vi ringrazio tanto. È stato bello che in questa pazzia sia ritornato a rivivere il canto. È stata veramente una magia. Saluto tutti quanti che ho qui accanto, ma pare Primo che più ha organizzato e c'ho una parlantina d'avvocato. Adesso comincia questo momento, vogliamo fare una piccola digressione, vogliamo premiare i menestrelli del Cicolano, quelli di cui parlavo poc'anzi all'inizio, perché amano definirsi artisti di strada, hanno fatto accoglienza, quindi menestrelli del Cicolano alias artisti di strada. Ecco, Di Marzio, Raimondi, Luigi, Chicago. Grazie. Buonasera a tutti, io sono di Fiumignano. Questo gruppo è nato qualche tempo fa incontrandoci per strada. Ciascuno di noi viene da esperienze diverse, non ci siamo mai conosciuti se non da 3 o 4 anni fa a questa parte. È un gruppo che siamo oltre 20 persone, gli altri non ci sono perché stanno suonando a Roma, a Capena, altre parti dell'Italia centrale, e abbiamo raccolto l'invito del nostro sindaco, amato sindaco, il quale oggi non poteva fare altrimenti. Io vi ringrazio tutti, abbiamo improvvisato come facciamo sempre, grazie di nuovo. Ecco, ai nostri amici menestrelli noi daremo un attestato appunto per ricordare questa serata e per ringraziarli sentitamente della loro iniziativa, facendo a loro anche un in bocca al lupo per il prosieguo del vostro lavoro, del vostro lavoro di dilettantistico, diciamo. Sì, grazie. Quindi darà consegnerà il presidente, se è così cortese, vuole presentare anche il sindaco di Locone, il signor Pezzotti, prego. Quindi daremo a Di Marzio. Marzio, prego. Un applauso a Marzio. Poi Luigi Raimondi, il sindaco Pezzotti di San Pino. Deli Giuliano, prego. Prego. Mi dicono che Carlo Torquati, questo signore che stanno studiando, ha scritto una poesia che è poi una canzone che è stata premiata al Festival di Sanremo. Quindi, 86 persone, grazie, complimenti. Sarà quel che sarà, ecco, ci dice adesso che è improvvisata, non lo sapevamo, è il chitarrista di Rita Paura, quindi niente poco di meno. Adesso continuiamo, facciamo musica con i nostri organettisti. Chiamo Carnassale Lorenzo, quanti anni ha? 16 anni. Studia con Ettore Mirabilia, mi dice. Suoni come sempre con i ragazzi di Rocco di Bari. Sì. Ecco, digli.
voce. Sono più ragazzi di notte nel bar. Grazie. Non è vero per niente, perché ha rinunciato a stare qui alla ribalta e a vantaggio appunto di un esame, di un compito in classe, non so che cosa, però evidentemente è un ragazzo responsabile, quindi facciamogli un applauso a questo giovane Civica Lorenzo di Sant'Iberto. Maglialardo, ma avevano detto Civiti, io non lo conosco personalmente, quindi va bene. Fate bene a puntualizzare, certo. Il campanile è sempre importante, il campanile è fondamentale, capito? Si facevano i giochi del campanile una volta, se scannavano tra loro per vincere. Quindi, adesso chiamiamo Clementi Giada. Clementi Giada. Come ci sta bene una ragazzina di questo ai giovanotti? Cinque anni, sempre con il maestro. Bravo, complimenti, auguri. Thank you.
adesso è la volta di D'Angeli Lorenzo. D'Angeli Lorenzo non c'è. Il motivo dell'assenza di D'Angeli non c'è. Pazienza, Luciano comunicato l'assenza. Lei è di Rossini Paolo. Quanti anni sono questi motivi? Cinque anni. Quindi avete messo su, hanno messo su una scuola e avete aderito, voi giovani, sì, avete iniziato insieme. Adesso siete tutti bravi, vedo che vi era mandare via. Auguri. Adesso Dulcis in punto con testa Danilo. Diciassette. Anche tu hai studiato con Mirabilia, con Ettore Mirabilia, insieme agli altri compagni. Vedete che avete quasi tutti la stessa età. Chi è più bravo di voi? Ma non c'è. Quindi c'è qualcuno, qualche fenomeno, certo. Insomma, tu sei... No. Dicono di sì. Beh. Ok, grazie. Buona si dice. Tommaso, yeah.
Ecco. Quanti anni ha lei? 15 anni, vedete che da giovane autore. Dove è presidente? Di dove è stato? Chi è il suo maestro? Lettore Mirabilia. Suona con qualche complesso oppure, insieme fate, ho capito. Quindi fanno un bel complesso tra loro, perché sappiamo che alcuni operettisti suonano anche nei complessi di liscio o da soli. Lei quindi suona con i suoi amici di Rocca Sinibaldi. Grazie, prego.
passato a loro e speriamo di mantenere queste tradizioni perché sono importanti, sono fondamentali, noi ci divertiamo. Sarà nostalgia la mia, quella di tante persone con i capelli grigi, però è importante, è fondamentale. Il passaggio da una generazione all'altra tiene conto anche di queste cose. Grazie ai ragazzi e bravi, complimenti.